Ciao a tutti, sono Tecno e in questo episodio cercherò di completare il capitolo 6. Quindi dovrò fare l'ultima missione e cercare di sconfiggere un boss abbastanza forte. Ma prima di iniziare, voglio far vedere un eroe ad un iscritto che me l'ha chiesto e quindi con piacere. Allora, tu mi avevi detto che volevi vedere l'abilità, giusto? Io l'ho portato a livello 19, non l'ho ancora innalzato e quindi al momento ne ho solo due, il colpo base ed energizzazione, cioè che assegna a tutti i nostri alleati una specie di vortice fatto di energia e ciò significa che quando i nostri nemici proveranno ad attaccarci abbiamo il 30% di possibilità che prendano la scossa, quindi gli riduce un po' di vita. Invece, se lo andiamo a innalzare, trovando tutti gli evo che richiede questo eroe, sblocchiamo tempesta elettrica. Ciò significa che scatena una specie di fulmine che colpirà tre bersagli a caso, provocandogli molti danni, ma dipende comunque da quanto facciamo salire questa abilità. Come statistiche, lui è un elemento luce, ha il 30% contro gli spiriti e come caratteristiche, da come si può leggere, subisce meno danni dagli attacchi non fisici, cioè gli attacchi quelli là forti, no? Poi non subisce danni dagli attacchi spirito e non subisce danni dagli attacchi fulmine. Io, devo dirti la verità, non lo uso spesso, ma a volte è davvero utile, me lo porto in battaglia, ma non sempre, te l'ho detto. Mi sto abituando con altri eroi. Comunque andiamo subito nella campagna. Devo fare l'ultima missione, come ho detto. Allora, andiamo subito. Mi porto tre pozioni di resuscita. Invece riguardo agli eroi voglio provare questi qua. Anzi, leviamo pugno, cioè Roger Spaccapietra e mettiamo Balog, dai. Andiamo. Non lo so se questo boss è difficile, ma vedremo un po'. Cercherò di comunque di distruggerlo, no? Allora. Ah, per chi non lo sapesse, ci sono certi oggetti che brillano, come questo, e significa che comunque se clicchiamo sopra ci dà delle monete, un po' di energia, delle gemme a volte, ma raramente. Comunque iniziamo subito. Andiamo su questo. Lol. Attiviamo provocazione. Grande. Attiviamo subito grido tuonante su questo qua. Guarda, non ti ho tolto niente, bro. Grazie. Ok, tu muori. Ora tocca a te. Attiviamo subito pugno di giustizia su questo. Speriamo che gli leva almeno un po' di vita. E vabbè, dai, a metà. Buono lo stesso. Continuiamo. Ma fanno questi attacchi brutti proprio, no? Gli saltano addosso, ma boh. Ok, tu sei morto. Ora tocca a te. Solo questo sai fare. Andiamo col colpo evasivo. Yeah! E muori, dai. Secondo livello. Qua ne sono tantissimi. Visto, avete visto? C'ho l'energia. Ritorniamo su questo con il colpo di precisione. Dai. Non muore, non muore. Qua è morto bocciolo di gelsomino. Cacchio. Aspettate, adesso lo facciamo resuscitare, dai. Curiamo un po' tutti. E continuiamo con provocazioni.
Mi voglio levare da mezzo sti qua che sono davvero fastidiosi. I muri. Tu ci vuole a morire. Grazie. Muori. Dai. Pugno di giustizia. Ed è morto. Grido tuonante. Quanto li odio quell'odio. Danno veramente fastidio perché sono difficili da distruggere. Dai, muori adesso, no? Guarda, continua con questa abilità. È davvero brutta. Terzo livello. Ah, questi qua almeno sono un po' più facili da battere. LOL. LOL. Muori. Ok. Penultimo livello. Un'altra volta questi, dai. Curiamo tutti. Tiriamo sempre provocazione. Così almeno feriscono solo pugno roccioso. Si sono fissati con questo attacco. Vabbè, ma è anche normale, ho attivato provocazione, quindi non possono usare le abilità secondarie. Vai con pugno di giustizia. Muori, e non è morto, manco con questo. E adesso sì. Allora, andiamo. Ok, curiamo pugno roccioso. Ok, ora tocca a voi due. E fate presto a morire. Ancora. Spero che il boss finale non sia uno di questi. Se no chiudo tutto. Ah, dai. Muori. Muori, dai. Ok, ultimo livello e poi il boss. Ah, grazie. Ce n'è solo uno di questi. Attiviamo un colpo di precisione così ce lo leviamo dalle scatole. Voglio attivare provocazione perché me la voglio conservare per dopo. Ok, curiamo tutti di nuovo. No, è mo tocca a voi, è morito. Cavoli. Ah, per pochissimo. Ok, mo c'è il boss, vediamo chi è.
traghettatore. Ok, andiamo subito con colpo evasivo. Beh, ma non è poi così difficile, eh? Io pensavo tipo un boss come Kang Kung. Ok, subito provocazione. Grido tuonante. Dai, dai, dai. LOL. È potente. Anche con il colpo normale è potente. Tiriamo la vita. Ah, figlio roccioso, dai, se lo merita. Vai con pugno di giustizia. Lo distruggiamo. Colpo di precisione. Morirà ora, che dite? Ma sì. Yeah. Capitolo 6 finito. Vediamo un po' che ci ha dato. Yokozuna. Vabbè, il gettone. Mi hanno dato anche 50 gemme. E dai, sono contento. Dai, vediamo cosa ci aspetta per il capitolo 7. Completato, ok. Vediamo un po' che livello. Allora, livello 20 consigliate, vabbè. E niente. Nel prossimo episodio vi farò vedere almeno la prima missione del capitolo 7. E poi vi porterò direttamente al boss finale. Così per non farvi annoiare, no? E vabbè, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!